Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Italia. Siamo all'episodio 3 su Volcanoids. Dobbiamo scappare perché c'è l'eruzione. Qua la volta scorsa avevamo messo la postazione, ma non la usiamo perché tiri quella leva. Ci porti giù. Vedete com'è tutto rigoglioso. E cosa facciamo oggi? Andiamo a fare la quest che ci dà il Capitan Findus. E vediamo adesso. Non so esattamente che cosa ci sbloccherà. Approfondire, diciamo, la. Com'è che si chiamava? Aspetta. Ricerca informazioni sulla produzione. Ora che abbiamo tutti i dispositivi attivi funzionanti, possiamo progredire verso il miglioramento dei sistemi. Dobbiamo studiare come funziona la tecnologia COG, acquisendo informazioni sulla loro tecnologia. Potrebbe richiedere molto tempo, quindi assicurati di avere un sacco di energia. L'abbiamo, accetto. Quindi. Clicca il Devo trovare pulsante le menu su informazioni. Research Works Work Table. Vabbè, andiamo su. Allora, mi aiuti. È Workday qua. il telescopio? Sì. Esatto. Research Work Table. Produzione, devi andare su Produzione, produzione, sì. tecnologia di produzione, e lì creare, in base a quel che hai come risorse che te lo permette, un modulo, un'informazione di produzione che Ma ti ce ne sono risulterà. diverse tutte uguali. Cosa No, beh, questa affermazione è strana, però ho detto? ce ne sono diverse tutte uguali. No, l'icona è simile. No, beh, cambia No, certo, qualcosina. Controbatto no, volevo fare lo spiritoso. È perché praticamente tu puoi produrre. l'ironia con ignoranza. Presunta. Praticamente quella specie di ampolla, che non saprei come Sì. descriverla, può essere prodotta con differenti materie prime. Infatti, se passi sopra ti chiede o un modulo rotto e qualcos'altro, oppure due teste di robot, se non sbaglio. Adesso sto andando a memoria. Quindi, in base a quello che tu hai, comunque ti permette sempre di craftare quell'oggetto. Ma allora, sempre lo stesso fai, perché al momento io Esatto. posso farne due, poi se qualcuno mi dà una testa di robot faccio anche la terza. Perché No, ne ho ma solo non gli uno. serve uno per adesso. Ci dovrebbe Ah, essere ok, ne serve inventare uno. una Quindi sì, dovrebbero testa. esserci, sì. Testa dell'esploratore c'è. Sì, sono diverse, hanno Testa del nomi diversi. costruttore. Faccio questa, dai, tanto. Esatto. Cioè, se ce ne serve solo uno. Sì, è lo stesso oggetto, solo Ok. che anziché dire una volta sola che puoi produrlo con tante cose, l'hanno messo 4 volte, mettendo l'ingrediente di base diverso. Ok, l'ho preso. Missione completata e possiamo già passare subito all'altra quest. Vado giù e l'accetto. Production Schematics. Ora è tempo di focalizzarsi sull'upgrade della nostra tecnologia di produzione usando Intel Gained from Cogs. Quindi usando delle cose. Dai robot. Sbloccherà l'abilità di craftare nuovi moduli e nuovi schemi di ricerca. Vabbè, io accetto, non so cosa sia quello che ci chiede, però va bene. Esatto. Vai al modulo di stoccaggio, pulsante menu, prendi l'oggetto informazioni produzione L1. Ok, quindi dov'è? Dietro, sì, questi qua online, quello col disegnino della cassa bianca, per intenderci, Sì, sono sono i lì, moduli di stoccaggio. ma non lo vedo. Ok, vediamo un po' aggiornamenti. Oh, cavoli, modulo di stoccaggio. Ok, no, è sparito. Perché lì? Dobbiamo salire. Allora, aspetta, che Allora, prendo l'oggetto polvere di zolfo e lo prendo. Quello lì lo prendo. Ok. ok. E adesso devi Ah, ok, si è produrre. sbloccato. Ok, perché ce l'avevo già probabilmente. Clicca il pulsante menu su Research Worktable, ormai ho imparato, è qui. Scheda Schematics, ok. Produci aggiornamento produzione iniziale. Ok, lo produco. Tac. È un po' lento questo, sì. L'inventario nell'altro livello è pieno però intanto. Guarda, è bella l'animazione. La percentuale che vediamo qui. Cosa sta producendo? Interessante. Sì, perché ci sarà dentro. Eh sì, aspetta. Facciamo così. Ok,
Ah, qua potete sloggare dal letto, ok, o continuare. Ok, poi in più, se tu noti, no, c'è un'icona sopra le casse di stoccaggio, no? Vediamo Il se vedi qua. monitor parli. Esatto, Scusi. qua sono di sopra, dove sei? Vengo di sopra. Sì, che è più comodo. Vedi che questa cassa azzurra ha disegnato il Medikit. Ma se inquadri il monitor e ci clicchi con la E, puoi cambiare l'immagine visualizzata in No, ma maniera io non lo vedo identica. il Medikit, eh. No, guarda, vedi qua di fianco a 5 di 15, non vedi qua tre perette col più? No, io vedo un blocco verde. Ah no, io vedo il medikit anch'io. Sì, anch'io vedo il medikit. Sì. Vedi, cioè, prova a cliccarci sopra che lo cambi. Il display. Ah, Non è il pannello display? display? Boh. Ecco il display. Adesso lì, se tu sposti e metti dentro un'altra immagine, viene visualizzata quell'immagine. Quindi Ah, puoi fare. ok. Tac, aspetta. Tac, ok. Esatto. Ah, interessante. Perché è diventato rosso questa cosa del mirino? Perché starà mirando? Esatto, senti? Ah, sta sparando, c'è qualcuno fuori? Sì. Sono io fuori. Parecchi robot. A consumare i miei colpi per niente, però. Vabbè, abbiamo fatto quello, quindi la quest è finita? Sì. Esatto. Ce ne sarà un'altra senz'altro. Due, ce ne sono due, Allora, ben abbiamo i due. paramoduli danneggiati oppure module. Ma noi abbiamo prodotto quel modulo per migliorare la produzione, ma dove lo Allora, mettiamo? no, abbiamo prodotto uno schema, Ok. ok? Gli schemi vanno in automatico, chiamiamolo così, all'interno della trivella e dopo che tu hai sbloccato un nuovo schema, se vai al tavolo di lavoro avrai più cose da craftare. Mentre i moduli sono quelli che si posizionano fisicamente sulle pareti, sul Ok. soffitto e fanno cose a seconda del modulo. Ok. Quindi, vabbè, Mentre quindi. gli schemi sono automatici, cioè vanno all'interno del sistema della trivella e ti sbloccano nuove funzionalità del banco da lavoro piuttosto che del banco della ricerca. Allora, qua ci sono due missioni: ripara i moduli danneggiati. Il modulo di Vai, stoccaggio attiva. sul lato della trivellatrice danneggiato. Produce e usa lo strumento di riparazione per ripararlo. Sembra una cosa abbastanza veloce. Easy. Quindi lo faccio. E chiave inglese, guarda il modulo. Ah, probabilmente le ho già, quindi mi dice di. Esatto. Dove? Che non lo vedo. Allora, produzione Beh, i 2 moduli di metri, quindi sarà stoccaggio di sopra. sono o questo o quello di sopra, credo. Sì, lo riparo, lo sto riparando. Tac, fatto. L'altro? Devi cercare con la chiave inglese. Ce ne sono quattro. Ah, ok, pensavo me lo indicasse. No, ok, fatto. No, no, no. Dov'è? Sto rischiando di piazzare un tavolo da lavoro ogni volta che punto qualcosa. Ok, questo è danneggiato. No, no, no. Le do una Ok. mano a cercare. Il piano No. superiore mi dà 9 metri in alto, una riparazione, quindi il piano Il superiore, se no. soffitto qua. Ah, Sì. ok. Sul soffitto mi pare ci fosse un modulo, sì, eccolo lì, sì. Allora, Sì, è quello no. che ho messo Ok, io, quindi. lì è riparato, ne manca uno. Ne manca uno. Puoi vedere che è la punta della trivella. Bah. Beh, l'ho riparata, ma gli mancava l'1%. No, non la ripara a quel punto, nonno. No, modulo di riparazione. Me lo punta qua in alto. Ah, dove ho sparato io prima, ok. A posto, fatta. Bene. Non abbiamo vinto niente, però. No. Ok, abbiamo
Module based production. Abbiamo visto i COG usare macchine per scavare, chiamate moduli, vabbè, vabbè, accettiamo. Clicca il pulsante menu su Research, vado su, tac, di nuovo. Seleziona la scheda tecnologia, quindi tecnologia per la produzione ancora, ok. Produci informazioni di produzione, lo faccio, posso farlo, avevo gli altri materiali. E poi man mano si velocizza, perché hai sempre di più i materiali che ti servono subito, quindi... Ah, ok, sì, bisogna vagare un po'. Ok, fatto. Vai al work table che è qua E non l'hai sotto. preso, eh? Non l'hai ripreso. Non l'ho preso. Adesso sì. Volevo vedere se eri attento. Ah, alla fine l'ho piazzata la workbench. Eh? Allora, piazzata, uno lo uso io, dai, per fare i proiettili faccio. Ok, alla fine involontariamente. Allora, seleziona scheda modulo. Perché? Cosa vuoi? Tac, bello qui. E produzione livello 1. Ma cos'è? Produzione di dispositivi. Vabbè, meno 2 energie, io faccio la produzione. Cosa ci potenzia la produzione questo? È un modulo Esatto. passivo? E lo piazzi come la torretta. Quindi, chiave inglese. Muro. Muro. Ah, eh sì, dove lo metto? Dov'è più comodo? Di sopra? Mettiamo Ma sì, anche sul soffitto, puoi metterlo. lì. Aspetta. Allora, E te. anche sul soffitto, visto da fuori, si aprono come la torretta. Ma sul soffitto non me lo fa piazzare. No? No. Qua, tipo al posto di questo? No? Al posto no, penso di fianco forse. No, è un modulo, deve andare allora all'intera parete e Eccolo qua, lo metto sopra qua, lo... dai. Lì dietro di te. Tac, eccolo lì. Ci Ok. consuma 2 di energia. Poi bisogna metterlo con criterio, non come sto facendo, però. Consuma 2, quindi adesso abbiamo solo più 1 di energia con la torretta attiva. Ok. Esatto, difatti probabilmente le prossime quest... Adesso Ah, devo, ok. però devo fare Bravo. stazione di produzione. Sì, esatto. Allora, adesso il funzionamento sarebbe che per la raffineria, per la produzione e per la ricerca esistono queste stazioni di produzione che sono come dei pannelli di controllo, Ok. che da lì li puoi mettere vicini, non attaccati alle macchine, e puoi controllare tutte le produzioni direttamente da questi piccoli pannelli. Pannelli che sono meno ingombranti. Posso piazzarlo dietro quello che ho messo adesso? Sì, sopra, sì. Sì, la metto qui. Ok. Esatto. E da qua adesso senti che suona la campanella per la prossima quest, probabilmente ti dirà come utilizzare questa console. Explosive Schematics. Abbiamo bisogno di vedere come distruggere le drillship e come... Ok, recuperare il loro equipaggiamento per le prossime ricerche. Alcune armi esplosive saranno richieste per questo. Accetta. No, allora non ci fa vedere. Ma in sintesi, allora, aspetta, prima ancora di farla questa, che cosa serve Sì. questa stazione qui? Quindi possiamo tenere d'occhio? Allora vai su menu, premi e Sì? da Sì. qua vedi produci tu Tutto senza usando bisogno di tutti i avere tavoli da lavoro che ho nella nave? sì, esatto. Quindi puoi far partire 5 banchi da lavoro, 5 raffinerie, Ma la merce dove 5 i prodotti dove devono essere? Dentro l'inventario online. Bravissimo, che poi dove va a finire anche il prodotto finito. Ah, ok, interessante. Ma la mappa. Ok. E quindi adesso informazioni a fine. Allora, informazioni a fine L1. Ok, allora. Scusate, eh. Allora, accedo qua. Informazione della fineria L1 è fatta in esercito from destroyed. È quello che dicevo prima, no? O la produci con un modulo distrutto che hai raccolto dalle navi nemiche, oppure la produci con le teste dei robot, capito? Oppure la produci con i rottami. Cioè, quello che produci è sempre quello. Beh, Quello informazioni della che poi... fineria livello 1 lo faccio, sì. Modulo della fineria Sì. distrutto è uno di carbone. Lo faccio, sì. Ok, è chiaro, perché se vedi tutte queste icone, no, adesso ho capito. Sì, è molto più semplice di quello che sembra, visto così la prima volta.
Forse il problema più grosso è la traduzione. Che... Sì, piuttosto lascio in inglese. Che... Allora, vai al worktable, prima prendo l'oggetto, clicca scheda schematics e produci... Lo puoi fare da qua, dalla stazione di produzione che hai appena piazzato questa. Ok, vado su scheda schematic, che non c'è. Non c'è lì? No, dice di andare ancora sulla ricerca. Ah, allora schematic e poi simple explosives. Lo faccio, che mi chiede il modulo che ho prodotto prima. Ok, fatto, è finito. Basta, è già piazzato perché è uno schema, no? Okay. Come quello di prima, è già all'interno della trivella e ti permette di fare ulteriori produzioni, no? Ma noi prima non potevamo fare le granate, adesso in teoria al banco da lavoro dovremmo poter fare le granate. Munizioni, dov'è che le trovo? Volevo provare a vedere. Munizioni? No. No, munizioni ci sono, torrette, pallettoni. Pallettoni attrezzo. Non so se c'erano. Attrezzo. C'è il fucile a pompa, granata. Vuoi non farla? Però ci manca la polvere nera. E io ne ho 5, le ho trovate. Tanto prima sono andato un po' in giro, ho messo sotto nelle casse un po' di rame zolfo che ho. Ah, allora, vieni. Sì, sono qua. Sono tornato. Ma dove eri andato? Era andato qua in giro, c'erano un po' di rocce in giro e allora ho lasciato qua, dentro qua un po' di rame, un po' di zolfo che ho trovato in giro, qua nella cassa qua sopra. No, ok. Ma non hai trovato granate però? Granate ne ho trovate 5. Ah, ok. Vabbè, le proviamo appena. Non tirarla qua dentro, ne toglila dalla mano, dai, magari scappa il dito a qualcuno. Volevo farvi preoccupare solo per quello. Se vuoi le metto nel deposito. Ci sei riuscito. Allora dai, no, missione adesso nel deposito, preparati comunque. All'attacco dobbiamo attaccare di nuovo la trivellatrice COG, ma questa volta prenderemo più dei semplici oggetti. Dobbiamo distruggere i moduli e prendere la loro tecnologia. Ciò richiederà armi migliori rispetto a un semplice revolver. Produci granate, le abbiamo, un fucile e le sue munizioni. Una volta fatto saremo pronti. Vai. Allora, polvere di zolfo 2 su 5, non ne abbiamo, ce ne serve di più. Riusciamo a produrre? C'è un sacco di zolfo qua, eh? Sì, di qua sì. C'è. Minerali di zolfo ce n'è un bel po'. Qua. Andiamo a scavare? No, ce l'abbiamo già qua, possiamo già produrre quelle che sto già producendo. Ah, perfetto, sì, giusto. Volevo vedere se eravate attenti, vai. Ok, ok, lo metto qua dentro. Ah, è una missione per Delirio. Ok, è uscito scritto che era una missione per te. Interessante, sì, anche questo che avevamo detto. Vai, il modulo nel deposito. Okay. Clicca su pulsante di menu, poi qualcuno fa il furbo il lavativo, no? Il gioco invece va subito. Vai, il modulo di stoccaggio. Clicca il pulsante di menu e prendi l'oggetto. Sì. No, quello è il timone. No, ma vai, la visuale lo vedi al timone, Joe, quando apre la cassa. Ah, ok. Non capisco okay. Perché, però ti mette al timone. Clicca il pulsante menu su raffinery, ok, la raffinery è qui. Già fa la polvere da sparo. Produci polvere da sparo, devo farne due. Bella l'animazione. Ok, vai alla work table, clicca il menu, ok. Prendi la polvere da sparo, l'hai lasciata lì. Sempre attento. Questa capita, sì. E produci. No, sta completando black powder. Me ne servono due ancora. Alla raffineria. Uno, due. Perché si sta aggiornando come questo, ma non capisco. Clicca il pulsante. No, sta continuando a cambiare. Produci copper bullet casing. Sì, ha cambiato perché richiedeva lingotti, ce l'avevo io, li ho messi dentro. Allora ha cambiato già quella successiva. Allora, componenti. Voleva vedere se eri attento tu stavolta. Copper pallet, ok. Ah, ho creato un po' di proiettili, sono qua nel deposito. Metti black powder nel deposito. Allora, metto la polvere nera nel deposito online, immagino. Sì. Ok. Metti copper coso lì, sì, quindi... Sì, due bossoli. I bossoli che non vedo più. E nei componenti. Sempre la
al tavolo. No, ma li avevo fatti, sono spariti. E li hai lasciati lì, forse? Vabbè. Allora. No, chiedi a gameplay, indie gameplay, quindi ce li hai te. Metti Black Powder nel deposito. E io non ne ho Black Powder. Ah, no, l'ho messo, ok. Metti anche i bossoli, metti. Ah, sono un pirla, ok. No, no, ok. Ecco, adesso i pallettoni. Produci pallettoni, allora vado, munizioni, pallettoni, quanti? 40. Sì, beh, ma bastano un paio di produzioni, ne fa 20 alla volta. Esatto. Il problema è che mi dice che adesso non ho il Copper Gun Component. Lo puoi creare. Forse la raffineria, non mi ricordo. No, al tavolo. Eccolo qua, Copper Gun Component. Ok. Faccio un paio. Perché non mi fai piazzare? Black Powder. E piazza i tubi di rame nella... Esatto, nel livello stoccaggio. E anche okay. Quelli che hai creato. E anche i cosi copper. Ok. Adesso puoi adesso puoi produrre il fucile e i colpi. Aspetta. Equipaggiamento, dov'è cacchio il fucile? In attrezzi forse? No, ma non ce l'ho proprio il fucile. Sai che non c'è il fucile? Ah, aspetta, hai fatto il modulo... No, l'abbiamo fatto... Ma infatti mi dice vai, fai il fucile, ma in realtà non ce la faccio. Ah, perché dobbiamo creare la stazione di produzione, si fa, non dal tavolo. È di sopra, esatto. Ah, sì. Faccio il fucile. E poi i pallettoni, sì. Hai tutto. È vero, qua me lo fa fare, di sotto mi chiedeva più materiali. Ma questo poi lo porteremo giù al posto e porteremo sopra la trivia, perché quello è collegato con il menu online, con i depositi online. Prendi i pallettoni, mi dice. Esatto, che sono andati giù sotto, e ho qua anche, sì. Ok. Prendi granata dal deposito. Ne prendo... Ok. Perfetto. E prendo il fucile anche. Esatto. Ok. Esatto. Finita la quest, questa. Ah, ok. Adesso... È ora dell'assalto, non è finita. Devi prendere, devi accettare la quest. Sicuri? Perché c'è ancora attivo. Ah, no. No, non lo so. Perché non vedo nient'altro io qua. Cioè, ci sono due quest, ma non c'entra niente. Cioè, crea il modulo centrale elettrica e le schematiche per la raffineria. Mi ha ammazzato già... tutti Mirko, era fuori a sparare. Può essere, però dovevamo beccare una... Cosa gli serve? No, dovevamo fare l'assalto. Però non trovo... Fammi vedere, Ah, l'assalto a dove? Un'altra trivella? Sì. Ah no, io qua no, trivelle non ho viste, no, sono andato qua dove c'era una casa, ho recuperato. Poi era una cose. Finta, ha detto se ne trovate una avete già il fucile, le granate. Esatto, poi. Ah, può essere. Va bene, ma allora. Adesso io non vedo missioni attive, ok. Allora, vabbè, per il prossimo episodio tenteremo la centrale elettrica, di costruire la centrale elettrica. Quindi vi rimando al prossimo gameplay, il quarto episodio. Per questa volta fateci sapere cosa ne pensate di questo gioco. E niente, vi saluto e vi rimando alla prossima. Ciao ciao! 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 Ciao.